Discussione e al voto proprio in questi minuti nell'aula del Consiglio regionale la legge che disciplina il recupero e l'attività dei trabocchi sulla costa abruzzese. In diretta proprio da Palazzo dell'Emiciclo c'è il nostro Fabio Lussoso, lo vedo con due consiglieri regionali, gli chiedo se è già avvenuta la votazione o se è ancora in corso il dibattito. A te Fabio, a te la linea. Sì, grazie Carmine, buon pomeriggio a tutti. Allora prendiamo la linea in diretta proprio dalla sala consiliare qui a Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila. La votazione non è ancora stata effettuata, siamo alle dichiarazioni di voto. Con noi ringraziamo per la presenza il capogruppo di Fratelli d'Italia Guirino Testa, il capogruppo del Partito Democratico Silvio Paolucci. Allora, Guirino Testa, una legge che voi proponete come forza di maggioranza per colmare un vuoto legislativo che durava ormai da troppi anni. Esattamente, che comunque per larghi tratti viene condivisa anche dalle opposizioni, ci sono delle differenziazioni, ma noi abbiamo voluto esercitare fino in fondo il nostro potere legislativo per dare la possibilità ai comuni e ai traboccanti di offrire un servizio ulteriore di qualità e rendere ancora più con maggior appeal l'offerta turistica non solo di quella zona ma dell'intera regione Abruzzo. Quindi noi siamo profondamente convinti che questa legge va nella direzione giusta nel dare un servizio migliore, anche perché un servizio migliore ti rende anche più competitivo non solo con altre regioni ma anche con le altre nazioni da un punto di vista turistico. Grazie Guirino Testa. Silvio Paolucci, ricordiamo sono 31 i trabocchi dislocati su tutta la costa abruzzese che richiamano ogni anno tantissimi turisti. Voi avete sollevato però dei dubbi sull'efficacia di questa legge, perché? Ma intanto noi abbiamo sollevato dei dubbi circa gli effetti di questa norma che a nostro avviso, per quanto riguarda tutti gli aspetti autorizzativi a valle che poi hanno a che fare con le concessioni, potrebbe presentare degli appesantimenti e non risolvere i problemi che sono sul campo. Però siamo talmente favorevoli che abbiamo più volte consentito a una maggioranza che non ha mai avuto i numeri in commissione di portare oggi in consiglio questa norma così attesa e nell'ambito dei lavori della commissione l'abbiamo a nostro avviso migliorata e di molto, consentendo non solo che i trabocchi diventassero come già oggi è dal punto di vista dell'utilizzo appunto di tanti cittadini, della comunità, degli utenti stessi, un luogo di ristorazione ma anche un luogo per fare turismo didattico, formativo e culturale in modo da salvaguardare le forme tradizionali e ovviamente la storia stessa di Trabocchi che può essere un grande veicolo per rilanciare l'immagine del nostro territorio. Testa, per concludere, si deve lavorare affinché l'attività estiva di questi Trabocchi possa essere garantita anche per quest'estate. Ma non solo per quest'estate, ma secondo me bisogna andare anche nella direzione della destagionalizzazione, quindi cercare di far sì che l'Abruzzo possa essere preso di mira dai turisti anche durante il periodo invernale, perché no, mangiare e soggiornare in una costa tiatina che è un valore aggiunto fondamentale. Bene, Carmine, allora io ringrazierei Guerino Testa e Silvio Paolucci per questo intervento in diretta. La votazione devono non è ancora stata fatta, siamo votare. Alla dichiarazione. Sì, devono andare a votare, chiederemo la linea a votazione avvenuta per dare il risultato. Da Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila è tutto, ringrazio Diego Martelli per il collegamento in diretta, ringrazio Paolucci e Testa. A voi in studio. Bene. Eravamo rimasti con l'attesa per il voto da parte del Consiglio regionale d'Abruzzo sulla legge riguardante la nuova disciplina per l'utilizzo e la valorizzazione dei trabocchi. Il dibattito con le dichiarazioni di voto è davvero agli sgoccioli. Per ora non c'è il voto, ma vedo in diretta Fabio Lussoso. Credo che si tratti di un assenso scontato a questa nuova legge da parte dell'Assemblea, Fabio. Sì, Carmine, allora la votazione è avvenuta proprio pochi secondi fa, il provvedimento è stato approvato a maggioranza con le forze di centrodestra, si sono astenute le forze di centrosinistra, mentre hanno votato contro soltanto i consiglieri regionali, gli esponenti del Movimento 5 Stelle. Quindi il provvedimento per la valorizzazione e la tutela dei trabocchi è stato approvato dal Consiglio regionale pochi istanti fa. Dal Palazzo dell'Emiciclo è tutto, ringrazio nuovamente Diego Martelli, se non hai domande, Carmine, ti restituirei la linea. No, Fabio, ovviamente ci rimettiamo anche all'approfondimento che tu ci offrirai, grazie anche a Diego, su questa legge, ma anche sugli altri provvedimenti e gli altri temi di cui oggi si è discusso in aula, con lo speciale che trasmetteremo questa sera alle ore 20:40. Ho visto Guerino Testa che ti sta per invadere la telecamera. Sì, è proprio Guerino Testa. Salutiamo. Sì, è qui, solo per esprimere la soddisfazione per questo provvedimento approvato. Ma soddisfazione per il centrodestra, ma direi per tutto il Consiglio regionale.
soddisfazione per l'Abruzzo, perché grazie a questa legge noi siamo convinti che avremo una possibilità di essere ancora più importante da un punto di vista dell'offerta turistica e destagionalizzare il turismo non solo in quella zona. Ecco, quindi anche il commento di Guerino Tessa, che era stato uno dei proponenti di questa proposta di legge. Grazie a Guerino Tessa. Carmine, a te la linea in studio. Grazie Fabio, buon lavoro. Naturalmente abbiamo seguito in tempo reale i lavori di questa seduta del Consiglio regionale, che sta proseguendo ovviamente sugli altri punti all'ordine del giorno.